E ciao a tutti, bentornati o benvenuti su questo canale e soprattutto in questo nuovo video. Oggi volevo innanzitutto scusarmi per l'assenza di questi giorni, ma non è un periodo abbastanza produttivo per me, nel senso che non riesco a produrre video da pubblicare, quindi contenuti da pubblicare su YouTube. Quindi, come avete potuto notare, per chi attende con ansia i miei nuovi video, purtroppo questa settimana ho saltato bensì due appuntamenti. Cercherò di recuperare. Ad ogni modo, volevo avvisarvi che probabilmente d'ora in poi non vi assicuro che possano esserci tre video settimanali, ma può capitare anche che io ne riesca a pubblicare uno barra due di video settimanali. Comunque, è da un po' di tempo che non filmo la mia skincare. Come sapete, dal mio ultimo video, ovvero lo spacchettamento della beauty box dell'Eufydra, ho ricevuto tra i quattro prodotti l'impacco per le labbra, che dovrebbe essere appunto un impacco con acido ialuronico e pantenolo e dovrebbe avere un effetto riempitivo, distensivo e levigante. Ve l'avevo già mostrata nel video, quindi diciamo sicuramente se l'avete visto se l'avete visto, avrete comunque già sentito parlare di questo impacco, oppure ve lo metto qui come al solito e magari andatelo a vedere, così ci capiamo, insomma, siamo al passo. Ad ogni modo, qui si consiglia di utilizzare l'impacco su un tessuto comunque pulito, quindi andrò adesso a fare una leggerissima skincare. Chiamiamola skincare, ma sto abbondando come mio solito, perché andrò come al solito ad utilizzare la mia acqua micellare e a pulire il viso semplicemente con un dischetto imbevuto di acqua micellare. Tra l'altro, scusatemi per il mio aspetto, ma mi sono appena docciata, mi sono già impigiamata, sono le 8 della domenica, insomma, pomeriggio, domenica sera. Siamo stati tutto il pomeriggio sul divano, quindi anche il mio vocione dipende da questo, perché siamo stati tutto il pomeriggio ad oziare e a breve dovremmo cenare, in quanto abbiamo fatto un ordine da District, che è praticamente un ristorantino che adesso fa ovviamente solo consegne a domicilio. Che fa panini simili McDonald's, probabilmente forse più salutari rispetto a quelli del McDonald's. Comunque io sto approfittando anche nel pulire i miei occhi, il condotto lacrimale, che inevitabilmente si sporca. Grazie comunque ai nuovi iscritti, ho visto che ci sono stati nuovi iscritti. Un grazie immenso. Ok. Che comunque mi hanno fatto sentire il loro calore e la loro presenza, la loro nuova presenza, commentando sotto appunto il video che io ho pubblicato di recente. Quindi grazie, non ho purtroppo, non posso dirvi perché non ho potuto pubblicare i contenuti su YouTube, avete potuto seguirmi su Instagram perché sono completamente sparita, scusatemi, ma questo succederà purtroppo molto molto spesso. E niente, io nel frattempo ho atteso che l'acqua micellare si asciugasse, vi volevo dire come va utilizzata, quindi applicare la maschera su labbra pulite picchiettando leggermente per farla aderire completamente. Lasciare agire 15 minuti, togliere la maschera e far assorbire il prodotto in eccesso con un leggero massaggio, non serve risciacquare. Quindi io vado ad aprire adesso la maschera. Si presenta così. Forse l'ho messa al contrario.
contrario. Sì, e vado ad applicarla. D'ora in poi non potrò più parlare, comunque l'applico e attendo 15 minuti, quindi ci vediamo allo scadere dei 15 minuti. Sono passati 15 minuti, considerate che io ho messo sulla maschera che erano le 20:40, adesso sono le 20:57, quindi l'ho tenuta anche qualcosina in più di 15 minuti che avrei dovuto insomma tenerla su. Vado adesso a togliere la maschera. La ripongo nel suo astuccio, che andrò poi ovviamente a cestinare. Vado adesso a massaggiare, in realtà sarà che ho i termosifoni accesi, quindi la maschera era quasi completamente asciutta, quindi non è rimasto granché di insomma rimanenza di impacco sulle labbra, infatti è già tutto asciutto. Volevo farvi vedere, in realtà mi ha preso tutta questa parte qui, compresa questa qui, quindi tutta la parte contorna labbra, compreso le labbra, e qui c'era appunto la fessura che mi permetteva, eventualmente volessi, ovviamente di parlare. E che dire? Allora, per quanto riguarda la maschera, è assolutamente indolore. Durante la posa ho sentito leggermente pizzicare, quindi probabilmente per questo dice che è comunque una maschera rimpolpante. Penso sia dovuto all'acido ialuronico, che questo leggero pizzicore che io ho sentito durante la posa. Voi avete mai provato maschere della Eufydra? Io sinceramente è la prima volta che utilizzo prodotti cosmetici della Eufydra. Presto pubblicherò anche un video di make up in cui vi mostrerò i rossetti che ho avuto nella beauty box dell'Eufydra stesi, quindi sulle mie labbra, giusto per farvi vedere appunto le tonalità di colore che io ho ricevuto. Sono abbastanza soddisfatta della maschera, spero di non avere alcun tipo di reazione allergica, perché vi ho detto durante la posa sentivo questo pizzicore, non so se in realtà è una cosa normale o meno, ma ad ogni modo attendiamo e vediamo nel corso del tempo che cosa ne viene fuori. Io mi sento le labbra assolutamente normali, quindi non me le sento né come dire gonfie, quindi non c'è stato quell'effetto, almeno io non sento quell'effetto rimpolpante che mi prometteva, e mi sento semplicemente questa parte ovviamente molto molto idratata ed è molto piacevole come sensazione. Io spero comunque che questo video vi sia piaciuto, che io vi sia mancata soprattutto, spero di non farvi sentire più di tanto la mia mancanza, spero di essere abbastanza partecipe, capitemi, non è un periodo, come dire, non lo so, non è molto produttivo, sarà anche che sto avendo delle giornatacce a lavoro, quindi è un periodo abbastanza pesante. E quindi niente, lasciatemi un like per vedere altri video, fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete provato anche voi delle maschere dell'Eufydra o prodotti cosmetici Eufydra. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Io vi abbraccio tutti, vi auguro una felicissima settimana e ci vediamo al prossimo video. Ciao!